prepariamo insieme, amore, le girelle di pizza in tre versioni differenti. Poi potete personalizzarle come volete. Iniziamo con la ricetta. Allora, andiamo a stendere la nostra base per pizze su un piano di lavoro. Vi lascerò alla fine del video il link della nostra base per pizze. Per pizze e fa gnagna. E fa gnagna. Quella che abbiamo utilizzato per queste buonissime girelle. Ovviamente potete utilizzare quella che più vi piace. Aspetta, mamma, devo fare. Allora, abbiamo steso la pizza. Hai visto che bel impasto di pizza? No, lascia fare a me. Mamma, lascia fare a me. No, 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 la stende mamma, la stende questa qua. Noi abbiamo fatto il doppio della quantità del video. Con il doppio dell'impasto, perché appunto ne dovevamo fare tante. Però fate metà. Però mamma, sì. Io ti sono piaciute le girelle di pizza? Sì, però. Come sì, però? Un altro tocco. E certo. L'olio. L'olio. Allora, abbiamo messo 65 grammi di pomodori secchi. Ma... dimmi. Il pomodoro secco, 65 grammi con 20 ml di olio, sì tesoro, e 150 grammi di pesto di finocchietto, e questa è una versione. Come dicevo, potete farla come più vi gusta. L'importante è non mettere diciamo l'impasto, cioè la farcitura sui bordi in modo tale che non esca, e poi non mettere un formaggio quale per esempio la mozzarella, perché se no sì, se no esce tutto il liquido e quindi si ammorbidiscono. Invece queste devono rimanere croccantelle. Appena mi dici che faccio io, mi rimetto qui. Va bene, ok. Mi lasci andare? Sì, certo. Arrotoliamo come stiamo vedendo nel che sto facendo io, e poi andiamo a chiudere bene e andiamo a tagliare. Tagliamo in questa maniera con un coltellino ben affilato, ed ecco qua le nostre girelle di pizza. Sono veramente gustosissime, buonissime, andranno a ruba fane in abbondanza. Abbiamo fatto una seconda versione con solo il pesto di fenocchietto selvatico, che si sposa molto bene con queste pizzette. Altra cosa è che queste pizzette le possiamo andare a conservare in congelatore e tirarle fuori al momento che vogliamo appunto utilizzarle. Si scongelano rapidissimamente. Andiamo ad arrotolare. Ad arrotolare, sì, e come vediamo, vedete, qui si vede molto bene che il bordo che abbiamo lasciato ci serve per non far uscire il pesto. E ecco qua le nostre girelle con il pesto al finocchietto. Un'altra versione è con il pomodoro, e andiamo a condire per questa quantità, quindi il doppio della dose che abbiamo nel video, con 250 grammi di passata di pomodoro, condita semplicemente con aglio, con olio e sale. Andiamo a distribuire sulla nostra base di pizza distesa, amore. Questo è uno dei Pokémon. Davvero? Sì. Bello. E poi mettiamo il guanciale tagliato fino e andiamo a chiudere. Questa è una versione che diciamo piace tanto ai bimbi. A volte mettiamo anche una spolverata di parmigiano ed è veramente gustosissima. Come vi dicevo, si possono tranquillamente preparare in anticipo anche per delle feste, per degli aperitivi. So che adesso è un periodo in cui non riusciamo a fare questo, ma insomma torneranno quei momenti, speriamo molto molto presto, e quindi possiamo prepararcele in anticipo e andiamo poi a tirarle fuori un'oretta prima di andarle a servire.
andiamo a tagliare lo spessore, quello di un dito, circa un centimetro. Eccole qua le nostre roselline. Poi le andiamo a mettere su una teglia rivestita di carta forno, un forno già caldo a 180 gradi per circa un quarto d'ora. Questo il tempo varia a seconda dei forni. Andate a controllare che siano ben cotte. Devono essere, ecco così, ben cotte sia sopra che sotto, ma non bruciate. Belle croccantelle. Io non ho resistito, è una prova assaggio, l'ho dovuta fare, è squisita. Ecco qui le nostre girelle di pizza pronte per essere mangiate. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, un commento se vi va, e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi video. Buon appetito, piatto pulito! Ciao! Ciao!